un'altra cosa, a proposito dei giocatori diffidati, quindi di questa costruzione che è stata costruzione diciamo accusatoria, devo rilevare come nella partita Fiorentina-Milan arbitrata da De Santis, partita che precedeva Milan-Juventus scontro scudetto, la Fiorentina e il Milan aveva come giocatori diffidati, non ovviamente con tutto rispetto per Nastasi e Petruzzi, non questi giocatori, bensì Nesta, Seedorf e Rui Costa, tutti e tre diffidati, che non vennero ammoniti dall'arbitro De Santis e quindi giocarono regolarmente, in quanto appunto non squalificati, la partita Milan-Juventus. Quindi lascio a voi giudicare se l'arbitro De Santis anche in questo caso possa aver favorito, anche se indirettamente, la squadra allora diretta da Luciano Moggi. Sì, no. Massimo Zambini. No, io volevo allora intanto dire un particolare che magari per chi non è giustamente avvezzo a questioni giuridiche che non conosce, insomma, il fatto che il pubblico ministero in Italia, per come è strutturato insomma il sistema della giustizia in Italia, deve cercare le prove in favore dell'una e dell'altra parte, dell'una e dell'altra tesi, non è un avvocato dell'accusa esclusivamente. Quindi quello che dice l'avvocato Gallinelli, queste telefonate c'erano e in qualche modo erano comunque scriminanti, in qualche modo perlomeno valutabili, poi ognuno poteva fare le proprie valutazioni. Ecco, questo, l'impressione che si ha è che il pubblico ministero qui abbia fatto esattamente l'avvocato dell'accusa, una tesi, io posso dire preconcetta, ma diciamo anche una tesi immaginata, insomma, e verificata, nient'altro. Il resto, tutto quello che andava in senso contrario non è stato minimamente valutato e né scritto nei brogliacci e cose del genere. No, l'altra cosa che voglio dire è che io ho visto, ero presente nella puntata su Antenna 3 di lunedì di Rigore, dove è intervenuto Massimo De Santis, secondo me in modo devastante, lo dico da osservatore, e anche perché Massimo De Santis io l'ho incontrato due volte in vita mia per la nostra trasmissione, e anche da avvocato, lo dico personalmente. Quello che impressiona sempre, gli episodi sono mille su Calciopoli che non quadrano e che magari chi non segue molto non capisce a cosa ci riferiamo, ha ricordato Massimo De Santis l'episodio Morfeo. Io non so se l'avvocato lo vuole ricordare, perché secondo me è paradossale di quanto accaduto, dell'espulsione di Morfeo, della presunta espulsione di Morfeo. Guardi, io per questo ho posto, tra l'altro tra i nostri testi ci sono degli osservatori arbitrali, perché gli osservatori arbitrali svolgono questa attività sul campo da gioco. La cosa che, devo dire, mi lasciò molto sorpreso, se non esterrefatto, fu il fatto che non venne predisposto nessun servizio di osservazione sui campi da gioco dove si sarebbero disputate queste partite sospette, non sospette, diciamo, di frode sportiva. E credo che appunto al di là delle valutazioni rilevanti o non rilevanti, fino a prova contraria, non so se poi un giorno le cose cambieranno, le intercettazioni telefoniche sono un mezzo di ricerca della prova. Quindi se dalle intercettazioni telefoniche poteva emergere magari un'eventuale possibilità che venisse alterato il risultato di una determinata partita, e in questo caso Lecce Parma o Fiorentina Bologna, ma mi riferisco in particolare a Lecce Parma, dove ci fu appunto una telefonata precedente all'incontro tra De Santis e il delineatore Bergamo, badate bene, telefonate appunto ritenute anche da Collina assolutamente arbitro considerato al di sopra di ogni sospetto, assolutamente legittima, quindi tra arbitro e designatore prima e dopo lo svolgimento delle partite, e non è stato effettuato alcun riscontro da parte degli investigatori sul campo da gioco, magari con quei servizi di osservazione che sono per dire stati effettuati durante i sorteggi delle partite, dove appunto personale dei carabinieri si è, diciamo, e spacciato per giornalista e mai assistito all'effettuazione del sorteggio. Questo non è avvenuto per le partite di calcio, le quali sono state visionate, a meno a dire dall'investigatore, diciamo, dal testimone principale delle indagini su Calciopoli, cioè il colonnello Ricchio, nell'ufficio di Venselci, appunto attraverso la visione di filmati Sky, e con riferimento alla cosiddetta espulsione di Morfeo emerge assolutamente la scarsa qualità, credo appunto, di questa indagine, laddove il Auricchio,
criticò il fatto che De Santis, non a differenza di quanto loro scrissero nell'informativa, non espulse Morfeo ma lo ammonì semplicemente, sì. E in base appunto all'errore che l'aveva indotti, in cui l'aveva indotti l'erroneità di dare appunto descrittore della condotta dell'arbitro De Santis, cioè espulsione anziché ammonizione, il tabellino sportivo appunto della Gazzetta dello Sport. Quindi io credo che i giornali, quindi per ricapitolare, scusa, mi scusi, abbiamo un minuto a chiudere, per ricapitolare praticamente, per spiegarlo proprio in soldoni ai tifosi, il colonnello Ricchio sostiene in aula, sostiene nelle sue indagini che Morfeo è stato espulso in quella partita perché riprende un errore fatto sulla Gazzetta dello Sport, perché l'unico controllo che loro facevano non era quello del filmato della partita, ma andavano sulla Gazzetta dello Sport, dice, quindi se la Gazzetta dello Sport confondeva e invece di giallo scriveva cartellino rosso, per loro era cartellino rosso. Esatto, quindi figuriamoci se magari, ecco, indagini su un omicidio o su altri fatti gravi. Se fosse condotto in questa maniera. Prendiamo Repubblica, o prendiamo il giornale, qualunque, dico, Corriere della Sera. Allora lo ringraziamo, vabbè, l'avvocato Paolo Gallinelli, magari ci risentiamo più avanti perché continueremo a seguire anche Calciopoli nelle prossime puntate.